Facebook i commenti sono senza pietà, sono senza perdono, sono senza le H, non c'è una H neanche a... mai. Su YouTube e Instagram accade una cosa particolare, cioè molto spesso il commento è una sola parola, se non piace, ah non mi piace, mi fai schifo, se piace è una sola parola, genio. Uno fa un video di 3 minuti, genio, oh genio, genio, oh, genio, genio. Io immagino Mozart nell'aldilà, vede questi commenti, dice ma in che senso è genio, scusa? Io ho fatto tutto, vedo, immagino Dante che è al di là, dice ma come genio, io ho fatto l'opera più bella del mondo, nella mia testa Dante ha la voce di Benigni, è un mio problema, forse non sono mio, non lo so, io me lo immagino Dante nell'aldilà che sta tutta l'eternità a fare Beatrice, Beatrice fammela vedere, Beatrice fammela vedere la topa, la cosa più bella del mondo, proprio veramente, ma è un mio problema e lo sistemerò io. TikTok invece accade una cosa particolare, su TikTok accade una cosa particolare, un applauso chi non conosce, non sa cos'è, usa poco TikTok. Ok, so, la cosa che sto per dire è per voi, è per voi, non vi sto escludendo. Allora, TikTok è un social, tipo Instagram, Facebook, social giovane, veloce, contenuti veloci, brevi. Perché sono veloci? Perché sono brevi? Perché chi la usa non ha tempo da perdere, ok? Ragazzini di 11, 12 anni, robe da fare, oh! Cose veloci, veloci. TikTok è incredibile, tu puoi non puoi neanche scegliere che video vedere, puoi solo scrollare, così. Tu puoi vedere una balena che fa la capriola sull'oceano, una cosa bellissima, scrolli e vedi uno che schiaccia dei brufoli in India. Una roba tipo la camena, dei brufoli talmente grossi che escono altri indiani così, la camena, non so neanche se è una canzone indiana, ma fa niente. È incredibile. E su TikTok cosa accade? Accade che se il video non piace, i commenti non sono così, non sono no, veloci. Il video non piace, i commenti sono così. Boh. Bah. Vabbè, ma si ride quando? Boh, sono 2 giorni che non rido, con oggi 3. È 3 giorni che non ride, è 11 anni. Figlio di troia. No, però capisco che non ride, neanch'io riderei se a 11 anni avessi la mamma. E se invece il video piace, c'è entusiasmo, i commenti sono così. P2, cos'è, una loggia massonica, cosa? P2. Poi uno scrive parte 2 e capisco. Spesso i video lunghi, siccome social è breve, vengono tagliati. Quindi loro, se gli piace un video, vogliono la seconda parte del video. Ma immagina questa massa informe di ragazzini che se non gli piace, ma se gli piace, P2. Che siete, The Walking Dead, una pentola che... Poi una signora sotto scrive, bravissimo questo ragazzo, e uno le commenta, tornatene su Facebook! Geni, sono dei geni, 11 anni sono dei geni. Un'altra cosa, un altro programma che ho fatto mi ha permesso di essere, diciamo, visto da un po' di persone, è un programma che si chiama LOL 2. LOL 2 è... questo, grazie. Un programma, devo dire, che ho fatto senza pressione, assolutamente. Perché, vi spiego, avevano già fatto un LOL 1 che però... la gente per un motivo o per un altro non ha visto tanto e non si è neanche molto affezionata ai protagonisti. Farei capire, quando mi incontro la gente mi fanno oh hai cacato, non è la mia edizione, non conosco quella persona, non la voglio conoscere, ok? Poi dico oh sono Lillo, no coglione non sono Lillo. No, e senza pressione, perché l'ho fatta con esordienti come me, nel senso
Io vi giuro, quando ho visto, quando ho visto entrare Maccio, Virginia, Mago Forest, Corrado Guzzani, volevo fare così. Ragazzi, buon lavoro, divertitevi. Ciao. All'OL 2 sono stato bullizzato. Ho riso e mi hanno sbattuto fuori. Io ho rivissuto la mia terza media all'OL, praticamente. Terza media, così. Ho capito cosa vuol dire stare davanti a Corrado Guzzanti a fare una gag misera, facevo un finto tedesco. Con Corrado Guzzanti mi guardava così. Io continuavo la gag e in realtà volevo fare una cosa tipo, maestro, mi perdoni, è che non ho repertorio, maestro, non ho... mi scusi. Però dai, è andata bene. Io anzi, all'inizio di LOL, la prima ora, ho detto, ora mi prendo un po' di tempo per studiare gli avversari. Con rispetto, con strategia, prendo le distanze, qualche battuta, poi con calma, vado col gioco. Prima ora così. Dopo 10 minuti stacco, mi ritrovo a 90 di fronte al cestone dell'immondizia con Forrest che faceva dietro Angioni, Vane e Lumido. Bene.